Assessore, si stanno eseguendo dei lavori di controllo di stabilità per quanto riguarda le piante qui a Viale Bovio, tra l'altro fatti dai ragazzi di Popparozzi, quindi questo è un collegamento anche con la giornata dell'albero, perché poi alla Villa Comunale anche c'è l'arrampicata, insomma, i ragazzi dell'istituto coinvolti nell'arrampicata sugli alberi della villa. Sì, questa iniziativa è collegata sia alla giornata dell'albero, sia dovevamo abbinare questa verifica dei platani di Viale Bo per vedere la loro situazione, la situazione proprio di salute di questi alberi. Quindi ringrazio il dirigente scolastico, la dottoressa Provviseri, per aver portato questi ragazzi a vivere direttamente sia la verifica di questi arbusti, sia poi per l'arrampicata alla villa, ma soprattutto per parlare di ambiente e cercare di avvicinare queste ragazze sempre più all'ambiente della villa comunale e magari anche ad avere rispetto di questi luoghi. Quindi stiamo verificando per capire l'amministrazione come deve procedere. C'è un viale alberato che a vista presenta delle difficoltà per quanto riguarda la situazione delle piante, capire se sono sicuro o meno, se possono provocare situazioni di pericolo per la cittadinanza, quindi c'è questa verifica. A questo punto poi così avremo indicazioni ben precise per capire se dobbiamo procedere all'abbattimento o una sana potatura, e quindi anche sulla potatura ci daranno indicazioni ben precise. Adesso faremo una prova di potatura sulla pianta fatta proprio da esperti ai massimi livelli, e quindi poi capire come bisogna procedere, soprattutto per garantire la sicurezza dei cittadini e verificare che questa alberatura possa essere anche dal punto di vista ornamentale, diciamo, decorosa. Ancora più importante il coinvolgimento appunto della scuola riguardo anche temi come l'ambiente, quindi coinvolgere anche i ragazzi. Il comune si sta davvero dando molto da fare sotto questo aspetto. Assolutamente sì, ma noi dobbiamo educare i ragazzi alla bellezza dell'ambiente, è fondamentale, quindi devo dire che il DIPOP si sta muovendo in questa direzione. Noi come amministrazione stiamo dando molta attenzione a questa problematica, tant'è vero che procederemo a vari step, vorremmo procedere a una mappatura del verde urbano proprio per capire come muoverci, aiutati dal supporto dell'Ordine degli Agronomi, che ci può supportare in maniera adeguata per poter fare sia tagli e potature in maniera corretta.